Ciao ragazzi, quanti di voi hanno già visto un mulinello a bobina fissa col cambio di velocità? No, non mi riferisco ai mulinelli da traina, quelli ce l'hanno spesso, sono dotati spesso di cambio di velocità, di rapporto di velocità, di cambio marcia. Mi riferisco proprio a mulinelli a bobina fissa. Questo è un modello francese, penso anni 60. Non ne conosco molto di questo mulinello, però ha questa curiosità, questa particolarità. Contiamo i giri della manovella in questo momento. Allora, la manovella è in alto, guardiamo il nottolino guida filo e facciamo un giro completo. 1, 2, 3, 4 e qualcosina. 4 e 1, 4 e 2, diciamo, ok. 4 e 2. Se io tiro questa levetta, ok, adesso riportiamo la manovella nella solita posizione rialzata e contiamo, guardate, sono poi tra l'altro vicini, vicini, quindi facciamo il nostro giro. 1, 2 e neanche 3. 2,7. Questo qua è l'unico mulinello che io conosca, per carità, con il cambio di velocità. Può girare più lento o girare più veloce. Curioso, eh? Ma ce ne sono tante di curiosità riguardo ai mulinelli vecchi. A me piacciono tantissimo, non sono un collezionista vero e proprio, a me piace tenermeli da parte, farli girare ogni tanto riportarli in pesca. Questo mi è piaciuto veramente tanto, portarlo in pesca, anche se poi mi dispiace usarlo più di tanto, quindi lo teniamo da parte. Torniamo al titolo del video. Si può diventare ricchi vendendo un mulinello di pesca? No, non si può. La maggior parte dei mulinelli ha dei valori molto bassi e comunque il valore dipende esclusivamente dalla richiesta. Potete essere fortunati ad avere il mulinello che manca a un determinato collezionista che vuole a tutti i costi e che vi potrà fare anche una discreta offerta. Se il mulinello è tenuto bene, ovviamente, perché già a livello di collezionismo la scatola è importante, il mulinello deve praticamente essere nuovo per avere un valore. Altrimenti, ve lo dico già io, i mulinelli possono valere poco o niente. Poi soprattutto i mulinelli tipo quelli che uso io da una certa dagli anni 70 in avanti difficilmente hanno dei valori elevati. Ovviamente per valori elevati mi riferisco a valori dai 100 euro in su. Un mulinello di quelli che uso io, tipo il Cardinal C3, ha un valore di mercato, si trova tranquillamente intorno dai 30 ai 60 euro, poi si può spendere qualcosina in più per dei modelli particolarmente a posto, ma sostanzialmente il valore qui si può trovare è dai 30 ai 60 euro, ovviamente a seconda di quello che del prezzo che viene offerto e dalle richieste che ha. Ok? Un altro buon mulinello che io ogni tanto uso e che non ha praticamente valore, perlomeno qua in Italia, è questo Shakespeare, che non ha nulla da invidiare al Cardinal, è un buon mulinello, robusto, affidabile, ha tutte le carte in regola per tornare a pescare, per pescare ma valore qua veramente si parla di una decina di euro, forse 15, ecco. Quindi per darvi un'idea dei costi, dei prezzi che possono raggiungere i mulinelli, qualcosina in più vale il Cardinal 3. Qui se tenuto bene può arrivare anche sui centinaio di euro, però attenzione, il 3 è sempre più richiesto rispetto al 4 e al 44 che sono stati prodotti in quantità numericamente maggiori, quindi sono più facili da trovare.
mentre per un 4 il valore va dai 40 ai 60 euro. Il 3 viene qualcosina in più, si può spuntare qualche cosina in più. Ma comunque non stiamo parlando di cifre che fanno diventare ricco una persona. Poi ci sono dei discorsi legati ai gusti. Per esempio, io non sono amantissimo dei Mitchell, anche se li uso ogni tanto, però sostanzialmente sono più un hobbyista rispetto a un Mitchellista. Quindi io darei meno valore a un Michelino 408, 308, questi qua delle serie più recenti, rispetto a un ABU. Però comunque anche questi qua si possono assolutamente portare a pescare con buoni risultati. Quindi no, non si può diventare ricchi vendendo un mulinello, però ci si può togliere tante belle soddisfazioni riportandoli a pescare. E non mi riferisco ai mulinelli vecchi, vecchi, diciamo questa generazione, mulinelli degli anni 50, 60. Ok, questi qua me li godo, me li faccio girare qua in negozio, mi immagino di portarli a pescare, anche se poi comunque con un vecchio Alcedo l'ho fatto, e poi non escluso che non lo faccia ancora con qualche altro mulinello, come ricordo, ripeto, l'ho fatto con questo. Io mi riferisco a tutta quella generazione di mulinelli, parliamo principalmente anni 70, 80, 60 anche, diciamo 60. Assolutamente buoni, pescabili. Mi riferisco al Luxor, mi riferisco, ripeto, al mio preferito, alla mia serie preferita, la serie C. Mi riferisco al Michelino, alla serie Michel 300 e 400. Quindi questi mulinelli sì, assolutamente si possono riportare in pesca con buone soddisfazioni. E se avete voglia, io ogni tanto vi parlo di qualche mulinello. Il primo di cui mi piacerebbe parlarvi è della serie 500 ABU. Fatemi sapere se la cosa vi può interessare e andiamo avanti con il discorso. Ciao ragazzi!